Dottoressa Dallanoce cioè voleva aggiungere qualcosa a proposito dei concetti di flessibilità e resilienza. Sì, posso avere sì, le mie, le mie eh, slide. Se le no, passate grazie. il telecomando, grazie. Dunque, intanto ti ringrazio perché mi hai dato un assist incredibile. Cioè, io oggi non volevo parlare così tanto della funzione procurement, però, girando molto per le aziende mi rendo conto che ognuno ha il direttore acquisti che si merita. E ognuno, è eh sì, e ognuno è capace di sviluppare la funzione in rapporto a quanto è capace di ascoltare e di rispettare questa funzione. In genere è la funzione più massacrata in azienda, nel senso che è sempre colpa loro, eh, perché non hanno comunicato, perché non hanno fatto arrivare, perché non hanno valutato. Quindi l'unico momento di vera... Posso dire: negoziazione fra la funzione sono l'acquisto di materie prime, perché è un obbligo per l'azienda, dove tutti hanno il focus, quindi se io non acquisto materie prime non sono importante come buyer e se non peso per il CFO, il CFO non mi guarda quando io voglio fare l'allocazione oppure quando devo definire eh, in banca la valuta, no? quindi eh, questa. È una vecchia modalità proprio di, di avere una relazione col procurement perché il mondo sta cambiando. Ma in che direzione stiamo andando? Stiamo andando nella direzione in cui, in tutto il mondo, non solo in Europa, non solo in America, in India, in Cina, in tutti, in tutti i continenti, si sta crescendo il livello di debito. E quindi possiamo dire. Che non è un buon metodo guardare la storia dell'azienda del passato, vedere quanti casi di rischio di fornitore ha risolto e quindi mettersela via e dire: A me quella roba lì non mi serve perché quanti fornitori vuoi che falliscano durante l'anno che mi creino i problemi? Massimo 3, 4. In fin dei conti, il procurement è un bravo, quindi siccome sono solo 4, 5, non è un problema. Quindi quella scatola lì non si apre. E se la si apre, perché io vedo cosa fanno le aziende che prendono Cribis e altro, non monitorano tutto il parco, ma vanno a monitorare, esempio classico, i fornitori più importanti, quelli da cui dipendono. Ok, allora forse non ci siamo capiti. A cosa servono gli strumenti, e uso una parola, un po' importante, previsivi, forse a farmi programmare meglio, ma se io non monitorizzo, non programmo meglio, quando arriva arriva. E quali sono gli strumenti che mi permettono di agire allora in velocità? Sono gli strumenti e sono le piattaforme d'acquisto, le piattaforme tecnologiche, il fatto che uno abbia la metodologia di misurazione del fornitore, ma c'è quello che si chiama Key Risk Indicator, che non è il Key Risk dell'azienda, è il Key Risk che discende dall'accettazione di quel fornitore che è il fornitore non è il migliore, non è il fornitore ideale, è il fornitore che l'azienda in quel momento accetta. E anche qui il responsabile acquisti è bravo nel momento in cui sceglie il fornitore migliore per l'azienda in quel momento di vita dell'azienda. La storia dell'azienda è una storia diversa nei momenti di stand-alone, di redditività e di fatturato, crisi di impresa e crescita. Ecco, dottoressa, grazie di aver Prego. introdotto il tema dell'ultima tavola rotonda, alla quale parteciperà anche lei, quindi magari approfondiremo questi temi. Era solo per dirle, vi volevo far vedere, scusate, poi vi lascio, sì, vi lascio siamo in ma tisura, il problema dico. è proprio questo, che in realtà non basta la reportistica aziendale in riferimento ai KPI. Quindi se io dovessi dire, vado solo all'ultima slide che cosa mi interessa, se vado velocemente poi avrete i contenuti, a me interessa questo processo. Cioè, come mi voglio posizionare nella supply chain finance? Voglio gestirla a livello strategico, la voglio gestire a livello tattico, la voglio gestire a livello operativo. Cioè diventa un livello operativo nel momento in cui strategicamente io ho deciso dove mi pongo lungo quel processo e dove voglio far partecipare il CFO nella strategia di sourcing fino al Procure to Pay. Grazie. Grazie ai nostri relatori e vi prego di accomodarvi in sala. Grazie.